Buongiornissimo Cactus e benvenuti in questo nuovo vlogs. Lo so, e voi direte aridaie, avete ragione. Cosa è successo? Cioè, nella mia mente oggi doveva uscire tutto un altro video. In teoria ad agosto avevo pensato a varie idee con dei video un po' più strutturati, incastrati in un altro modo, insieme un po' ai soliti video, no? Comunque con un taglio leggermente diverso. Ma quello che è successo è che io l'ultimo giorno di agosto, ora non mi ricordo specificatamente, gli ultimi giorni di agosto, io sono stata mollata in tronco. In tronco proprio, 2 anni e mezzo. Sono passate 2 settimane, quando vedrete questo video sarà passato ancora più tempo, però sono passate 2 settimane e per queste 2 settimane io non avevo i contenuti pronti perché ero appena tornata a Milano e quindi ho fatto dei contenuti più semplici e che mi venivano più facili da fare per ritornare comunque sul canale che ci tenevo. Quindi se la qualità di questi video o comunque vi sembrano sempre gli stessi, avete assolutamente ragione. Però sappiate che da adesso in poi lavoreremo per capire come riorganizzare il tempo che ho adesso e fare un po' di piccole novità sparse. Per oggi vi porto con me in un vlog di una domenica che ha fin troppe cose da fare. La prima fra tutte è andare a vedere una casa museo qua a Milano bellissima, fare la spesa di tutte le cosine giapponesi orientali che mi mancano o che sono scadute durante l'estate e poi tornare qui. Ho 700 cose di lavoro da fare, casa che è un disagio perché quando la mia salute mentale se ne va, di solito la prima cosa ad andarsene, a volte anche l'unica, è l'ordine e la pulizia, non della mia persona, proprio del mio ambiente. So che è una cosa abbastanza comune tra le persone che hanno questo tipo di disturbi dell'umore, qualche pezzo parte. Da qui in poi non ne parlerò più, non farò vlog a riguardo, non farò healing diaries o magari healing sì, ma molto personali, non incentrate sulla relazione. Per il semplice fatto che ho sempre preferito così. Questa persona a volte è apparsa su live canale, quindi ho detto ok, però voglio che questo momento della mia vita sia concentrato su di me. So che potrebbe essere utile su Instagram, possiamo parlarne quanto volete, vi avete mandato tantissimi DM quando l'ho detto e abbiamo anche parlato. So che vi può far sentire vicini, però sappiate che siamo vicini lo stesso. Ma proprio preferisco che non diventi focus di altri contenuti. Però se mi vedete magari più triste o più affaticata, probabilmente è per quello. Allora, ora io sono in estremo ritardo perché sono ancora in pigiama qua con la felpetta, però mi sono già truccata, i capelli non ho assolutamente voglia di metterli a posto. Vi porto con me in questa mattinata e poi nel pomeriggio. Totale relax. Tra l'altro, giusto perché non c'ho niente da fare, voglio anche fare una torta. Voglio fare una torta oggi pomeriggio, una roba un po' particolare, la vediamo più tardi. Vedo il caos intorno a me. Pezzo pezzo, passo passo. Eccoci, come potete notare da questo accrocchio sono disagiata in questo momento. Sono quasi le 3 e io sono arrivata poco fa a casa perché ho fatto tardissimo. Praticamente siamo andati in questa casa museo che si chiama, me lo sono salvata, Casa Museo Boschi di Stefano ed è gratuita.
gratuita a una storia meravigliosa di questa coppia, più lei, che intorno agli anni 30-50 avevano questa casa meravigliosa costruita dall'architetto, non mi ricordo il nome, però ha fatto un paio di case molto belle qui a Milano, ve lo metto qua sopra, e facevano i collezionisti, tra l'altro collezionisti di pittori non particolarmente grossi o conosciuti, in modo da aiutarli a sostentarli. Tra l'altro ci sono dei volontari di una dolcezza e di una gentilezza a spiegarti le cose incredibile, e praticamente ci ha raccontato un po' tutta l'architettura. Non ho tantissimo da farvi vedere, tutto quello che vedete in sovraimpressione sono live foto dell'iPhone live, che quindi ho preso il pezzetto boomerang e ve lo metto qui perché non si possono fare video, ma le foto sì, quindi vi metto le foto se mai non ho capito questa differenza. Hanno creato questa casa dove adesso sono esposti 200-300 pezzi, se non mi ricordo male, in realtà loro ne hanno 2000. E c'è di tutto, le stanze sono fatte in ordine cronologico barra di stile, potete trovare da De Chirico a Fontana per i nomi più grossi, ma in realtà ci sono dei quadri meravigliosi, io mi sono salvata alcuni nomi, magari ve li metto qua in sovraimpressione, però mi raccomando andateli a vedere perché è gratuita, cioè io sono sconvolta che questa cosa sia gratuita ed è veramente meravigliosa. Il bar dove siamo andate è carino, però c'era da prendersi a botte perché era molto piccolo, quindi non so se lo consiglio. Questo di Aligi Sassu, Diana e Atteone, del 1939, bellissimo, cioè ma proprio rapita, è stato il mio quadro preferito scoperto, insieme a questo che forse è meno scenografico ma a me è piaciuto altrettanto, Gerardo Dottori La Virata, e questi sono stati i miei due preferiti. Poi ovviamente ce n'era uno di De Chirico che tra l'altro non conoscevo, che si chiamava Farcitori di Trofei, stupendo, che era sotto a quest'altro con la riga in diagonale, con la cornice in diagonale che è molto particolare, non mi ricordo il nome, si chiama L'Annunciazione, e me li ricordo tutti perché in ogni stanza ti hanno stampato un foglio con i quadri messi come sono appesi, con il nome, l'artista e la data di pittura, la data di creazione, che secondo me è incredibile. Ci sono un sacco di fontana, prettagli molto interessanti, e in generale le stanze sono molto belle, si vede che chi sceglieva i quadri comunque aveva molto gusto. Iper consigliato. Ora purtroppo sono le 3, io devo fare tutto il lavoro, trovare l'outfit per la festa, che la mia azienda fa una festa anni 60 e non c'ho niente, quindi andrò, questo non lo vedrete perché andrò in cantina a ravattare nella roba invernale, e ora lavoro in questo stato pietoso e ci rivediamo quando provo a fare la torta, se ritrovo le forze, e stasera cena di base quando ci rilassiamo. Però veramente un posto che mi ha stupita. Bellissimo, andateci, veramente meraviglioso. Ora il computer mi aspetta. Eccoci qua, sono le 5 e devo ancora fare un paio di cose, però intanto vorrei iniziare a impostare il dolce per domani, così ne approfitto per mettere un po' a posto la cucina perché fa schifo. Sono andata a prendere la roba in cantina, ma c'è stato un fallimento. È esattamente uguale a prima, anche se ha lievitato tipo un'ora e mezza. Aspettate che non vedo assolutamente una cippa, sappiatelo. Ciao Cactus, io concludo questo video così perché quello che non avete potuto vedere dopo è che il cavalletto che stavo usando è da un po' che è rotto, però volevo comprarne uno decente per una volta e quindi stavo capendo quando inserire la spesa, e mentre mi lavavo le mani dal fare le belin di donuts che sono venute buone ma orrende, è caduto il cavalletto, si è chiuso, la macchina non si accendeva più. L'ho portata ad aggiustare lunedì, il weekend di questo video, e non mi hanno ancora detto un belino, quindi pregaci, mandate good vibes che sia intanto riparabile e due a un prezzo decente, perché vorrei mettermi a piangere. Quindi non ho adesso non è, lo finisco così questo video perché sono depressa. Ho trovato però la mia vecchia camera, la Canon, che usavo prima, non ho più il microfono, non ho niente, quindi questa è la quality. Ditemi se vi torna, se mi sentite, se vi piace, e riesco a capire, la sfiga di questo periodo è strabiliante. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, spero che il consiglio del posto da visitare vi sia interessato, anche ai quadri, e noi ci vediamo alla prossima, si spera, con la mia vecchia telecamera. Intanto
Ciao cactus!